Hawk Moseley è un detective della squadra omicidi di Miami. In vita sua ha visto molti tossici finire male, ma nel caso di Jerry Hickey non ha dubbi, c'è qualcosa che non quadra. Come nella sua vita, dopo il divorzio voluto dalla moglie, alla quale versa uno stipendio su due. E poi gli piombano addosso le due figlie adolescenti, proprio mentre il suo capo va in fissa con i cold case. E la sua collega cubana gli rivela di essere incinta di uno sconosciuto e lui, che non può permettersi una casa, arrotonda facendo il guardiano di alloggi sfitti che cambia da una settimana all'altra. Non è facile liberarsi dalla rigidità della struttura del poliziesco, che vede il detective trotterellare da un testimone all'altro in una specie di gioco dell'oca che si conclude con l'arresto del colpevole. Charles Wilford, che si dice abbia ispirato niente di meno che i fratelli Coen e Quentin Tarantino, riesce ad alleggerire ed arricchire la narrazione con un profluvio di eventi. C'è sempre qualcosa di più che va oltre la trama gialla a ogni capitolo, che rendono la lettura scorrevole e godibile. Tempi d'oro per i morti, anche se ai suoi anni ha un sapore vintage tutto da gustare.